Va bene. Non è che non è proprio di esecuzione lui. Quello che si può vedere dietro l'immigrazionismo, più che il fenomeno dell'immigrazione, bravissimo, il partito dell'immigrazionismo, c'è sicuramente un discorso di carattere economico, e complicitario da parte della politica, di certi ambienti politici. Perché... delle coop bianche e rosse. Sì, ma gli avvenimenti avvengono sempre quando tu in loco crei i tuoi complici, se no non lo puoi fare. Capito? No, io farei i cosiddetti basi... Esattamente. Io farei riferimento a tre punti. Trattato di Dublino. Chi firma il Trattato di Dublino? Dietro il Trattato di Dublino c'è un grande affare, perché normalmente tu, persone che vogliano o volessero andare in Svezia, in Norvegia, in Canada, li fai stare qui e li assisti qui. Quindi c'è stato qualcuno, qualche ministro, qualcuno X, poi andate a vedere chi è stato, chi non è stato, che... Ma io pensi che abbia avuto anche l'influsso da una certa santa sede, per caso? Possibile, fra i massimi beneficiari di questo status, di queste presenze allogene in Italia, no? Allora, quando parliamo di Trattato di Dublino, dobbiamo naturalmente considerare che persone che vengano in Italia obbligatoriamente debbano chiedere l'asilo politico in Italia o lo status di rifugiati in Italia. Questo è a dir poco sorprendente, perché si possono avere parenti in Canada e andare in Canada, parenti in Danimarca e andare in Danimarca. Perché si deve stare in Italia? Per alimentare un certo mercato. E questo è il primo punto. E che è quello che sta venendo alla luce, sì, proprio con le coop rosse, eccetera. No, soprattutto con quello che viene chiamato la mafia di Roma, la mafia romana. Sì, che non è niente, quello ti dimostra, quello magari lo riprendiamo dopo. Io farei riferimento al secondo punto. Il secondo punto è la cosiddetta protezione umanitaria. Cioè, noi sappiamo che secondo la legge, le leggi internazionali, le varie convenzioni, eccetera, ci sono due tipi di protezione che devono essere, diciamo, offerte a persone richiedenti. La prima è la protezione internazionale. La protezione internazionale consiste nel dare un asilo politico a persone provenienti da stati in cui le libertà democratiche non esistono o che sono minacciate. Poi c'è una seconda protezione, che è quella sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe essere offerta a persone che hanno problemi perché il loro paese è in guerra e quindi le loro proprietà, le loro case, i loro averi, i loro affari sono stati distrutti. La terza protezione, che offre solo l'Italia, a discrezione del prefetto o del questore. L'Italia o lo Stato della Città del Vaticano? Quello è implicito, forse, ecco, per qualcuno appunto che vuole leggere in una certa maniera è implicito. Comunque è la protezione umanitaria. La protezione umanitaria consiste nel fatto che una persona X, Y, proveniente da qualsiasi Stato, per le sue condizioni di indigenza può chiedere appunto la protezione all'Italia. Oh, ti aggiungo cosa che non esiste, che qui è importantissimo. Perché esiste qui? Perché proprio in Italia, con sede a Sanremo, esiste l'Istituto del Diritto Internazionale Umanitario. E allora tu vedi bene che anche questo afflato molto umanitario, alla fine, dietro di lui c'è un buonismo peloso. Sì, appunto, ma molto peloso. Molto peloso. Il terzo punto è l'abolizione del reato di clandestinità, che c'è solo in Italia. Anche questo, come si può capire, garantisce un numero imprecisato di persone da assistere. Quando abbiamo detto questo, possiamo ritornare al discorso mafia capitale e tenere presente un fatto molto semplice, che chi gestisce tutto quello che riguarda il mondo dell'immigrazione, cosa fa? Lo gestisce contemporaneamente gestendo anche la stampa e la magistratura. E questo è fondamentale, perché ci sono state persone che sono state coinvolte quando già l'inchiesta era in corso, perché gli uomini neri servono sempre, certamente, soprattutto se sono uomini che, molto pubblicizzati dal cinema, da un certo squallido cinema, che possiamo immaginare qual è,
e vengono messi in mezzo estrapolando conversazioni che si conoscono e non si conoscono. In ogni caso questo farebbe sfuggire quella che è veramente la mafia legata all'immigrazionismo. Esattamente. Vale a dire, il con tutto rispetto alla mafia, perché la mafia di queste cose non si macchia. Beh, vabbè, il CARA di Mineo, per esempio, centro accoglienza richiedenti asilo, nel quale è coinvolto il sottosegretario Castiglione da tempo, personaggi, praticamente l'uomo di Alfano. Ecco quindi che quella che è Mare Nostrum non è altro che un affare privato. Esattamente. Di questo NCD. Lo diciamo Mare Lorum. Non dimentichiamo mai di ricordare, facendo questo giro di parole, che il signor Alfano è sotto inchiesta dal 2009, indagine dal 2009 per questi reati concernenti il commercio di carne umana. Cioè, c'è un appoggio esterno. Gli hanno dato il dicastero degli interni, no? Esatto. E se no, come a suo tempo davano il dicastero degli interni al ministro Restivo, esponente della mafia. Della mafia. Che si avvaleva della collaborazione del prefetto Vicari, grandissimo mafioso, hai capito? Quelli che dovevano garantire l'ordine interno in Italia per conto ovviamente di qualcuno. Certo. Ecco, allora, se teniamo presente che tutti quelli che sono sbarcati in Sicilia hanno sempre avuto il beneplacito di Cosa Nostra, da Garibaldi all'Aki Luciano, no, che veniva con gli americani, eccetera, è logico che tutto quello che viene oggi in Italia ha il permesso di chi deve dare il permesso, no? È chiaro. Ecco, allora, un partito come l'NCD è stato costituito appositamente per gestire tutto questo. Esattamente. E ci sono state persone che sono passati da Forza Italia, dal PDL, eccetera, ma anche dal Partito Democratico, proprio per garantire questo affare, questo grande affare. Ora, questo lo possiamo vedere Isola Capo Rizzuto, famoso, no? CARA di Isola Capo Rizzuto, il CARA di Castelnuovo di Porto, quello appunto delle intercettazioni, eccetera, e basta dire questo, cioè il reato di associazione esterna che hanno fatto valere per Berlusconi, invece per i vari Odevaine e compagnia cantante, soprattutto l'associazione esterna, attenzione, per il presidente Odevaine, Odeven si dovrebbe dire, Odeven. Non viene d'accordo. Ha cantato. È un nome spagnolo. È spagnolo. Sì. Ha cantato nome sette volte. Allora, tu hai detto una cosa molto interessante in relazione appunto a questa questione qui. Il reato che hai citato, dovrebbe coinvolgere appoggio esterno in associazione mafiosa. Esattamente, dovrebbe coinvolgere l'attuale sindaco metropolitano di Roma e l'attuale presidente della regione. Certo. Il presidente della regione che aveva questo Odevaine, pur essendo questo Odevaine stato condannato in via definitiva per stupro di minorenne, gli ha dato l'incarico di capo della polizia provinciale, o sbaglio? Certo. Vabbè, questo insomma è grosso modo tutto quello che poi, se uno vuole approfondire su questi temi. Ma l'importante è che tu abbia fatto una traccia che devo dire estremamente logica, abbastanza completa e direi anche notevolmente profonda. Su questa cosa di Beppe Grillo invece cosa stavi dicendo? Di Beppe Grillo, appunto che lui, essendosi reso complice del discorso della clandestinità, dell'abolizione del reato di clandestinità, anche lui fa parte di questo grande business, no? Anche lui fa in modo che ci siano persone che vengano assistite in Italia, perché questo è un grande affare, al di là del discorso. 4 miliardi di euro. Ecco, al di là di tutto, ora che poi quali possano essere le finalità, i motivi, eccetera, ognuno può tirare le sue conseguenze, può pensarla come chiede. Gli affari tu li vedi sempre, praticamente, però lo vediamo. Quando viene identificato la possibilità di fare un affare, allora organizzi tutto il resto affinché questo affare avvenga.
e avvenga nella maniera più subdola possibile. Ecco perché dico che dietro a tutte queste grandi operazioni non può esserci altro che il Vaticano, perché il Vaticano è maestro in queste operazioni di falsificazione. Sì, beh, logicamente, però, non, però, però ecco, parlare sempre solo del Vaticano secondo me è limitativo. Sono perfettamente perché d'accordo. Perché il grande potere, per esempio, di Poletti, del ministro Poletti, che è stato a capo delle coppe, eccetera, il grande potere di personaggi come Lusetti, questi non sono uomini del Vaticano, cioè sono anche uomini del Vaticano, sono anche persone che vanno... Guarda, questo cognome Poletti mi ricorda qualcosa. Sì, vabbè, però non so se siano parenti, adesso perché ci sono delle parentele da questo punto di vista. Anche Charles Poletti e Ugo Poletti, noi ce li ricordiamo, adesso vabbè, Charles Poletti ce lo ricordiamo per la pelle di Malaparte. Giusto? Ma non solo per la pelle di Malaparte, ce lo ricordiamo per quello che ha fatto, quello che è stato. È un personaggio reale. Personaggio notoriamente mafioso, messo a capo Napoli, il colonnello Poletti, messo Ugo Poletti, a capo dell'Italia, in occasioni molto chiare. Sì. Che so, non ci sarebbe stato la nomina a lui. Però la parentela di Poletti, del ministro Poletti con queste persone, è così, diciamo, può essere simpatica, però. Sì, simbolica, tanto che ci sono i nomi che coincidono, sì. Sarebbe bene, andare a smentire. Io questo non lo dico perché non lo so, non so se ci siamo. Allora, io facciamo un altro discorso, fare questi riferimenti. L'attuale Presidente della Repubblica, che da quanto mi risulta ammette sia lui che i figli del fratello che conosciamo. Non è andato mai a Portella delle Ginestre, sarebbe stato il caso che ci fosse andato, no? Invece è andato è andato alle Fosse Ardeatine e ha fatto bene ad andare alle Fosse Ardeatine due volte, ha fatto una cosa veramente poteva andare importante. Anche a San Lorenzo poteva andare a San Lorenzo, ma secondo me doveva andare a Portella delle Ginestre, perché è stata la prima strage di questa Repubblica. Esattamente. No? E lui come siciliano... Vedi caso però che siccome lui ai propri figli gli ha messo nome Bernardo, e Bernardo Provenzano, era anche il nome del padre, certo. E il padre era intimo di Gio Banana, mi sembra che a questo punto certe connessioni debbano essere sistematicamente evidenziate. Ma anche smentite? No, che cosa smentisce? Se sono da smentire che le smentiscano. Allora, in ogni caso, il padre era un intimo di Gio Banana, certo. Punto. E lo è stato anche quando è stato ministro in Italia, il padre, sia pure in ministeri non di grande rilievo, ma come noi sappiamo in ambito del Consiglio dei Ministri tu basta che sei ministro per dire la tua, non c'è bisogno che ti diano un incarico particolare. Certo. Allora, vabbè. Chiariamo bene questi concetti una volta per tutte. Vabbè, insomma. Questo è cosa possiamo dire ancora? Non lo so. No, nient'altro, va bene così. Va bene allora. Voglio dire, per concludere, sempre sulla questione delle opportunità economiche legate a fattori politici. Le opportunità economiche sono queste, non a caso io mi riferisco alla Chiesa, perché quando si parla ad esempio dei conventi, quando si parla... Sono sempre esclusi dall'IMU, dalle varie cose. Sì, a parte oggi. Ma prima che cosa servivano? I conventi a cosa servivano? Per drenare quattrini alle famiglie ricche, le quali per una ragione o per l'altra erano indotte a portare soprattutto le figlie in esubero nei conventi. Il secondo figlio, il terzo figlio, che non dovevano avere il maggiorasco, eccetera. E questi qui portavano la loro dote. Ecco che cosa servono i conventi. Va bene, possiamo... ok. Sì, chiudiamola così. Grazie, grazie. Abbiamo fatto proprio una bellissima cosa. Sì. Sì, e beh, cazzo. Tu vieni lì.